trapianto è andato benissimo. Grazie, gli hanno ridato la vita. Poche parole rotte dall'emozione. È la mamma di un ventenne diversamente abile che continuerà a vivere grazie alla generosità e all'amore di suo padre, che gli ha donato un rene. Uno straordinario intervento avvenuto al Policlinico di Bari che ha visto coinvolti 5 equip mediche e 64 professionisti. Il giovane, con un'insufficienza renale, affetto da un deficit cognitivo grave associato a sordità e cecità e con una fortissima fobia degli aghi, è stato sottoposto a un delicatissimo trapianto di rene da vivente. Non vede, non sente, quindi il contatto delle mani, la luce è comunque una cosa fondamentale. Lui è stato molto forte, molto paziente, più che altro anche nel rispondere alle cure, nel farsi fare anche le cure. Si tratta di uno dei primi casi in Italia di trapianto su una persona con grave disabilità. Il ragazzo è stato seguito prima a Roma, poi al Policlinico, dove ha affrontato un trattamento dialitico, ma la fobia degli aghi ha reso indispensabile il trapianto. Dopo lo studio del protocollo e l'intervento, il ragazzo è stato tenuto in narcosi per 4 giorni e ricoverato in rianimazione. Ora si è risvegliato, sta bene e a breve sarà dimesso. Volevo intanto ringraziare il professor Battaglia che ha fatto un miracolo con lui. Perché non è stato un intervento facile su un ragazzo che ha una disabilità grave. Tutta l'equipe che lo segue, la professionalità, la disponibilità, l'umanità che ho trovato personale molto garbato. Si tratta di uno dei pochi trapianti su una persona disabile, sordo, cieca, fatti nel mondo. Siamo molto emozionati e orgogliosi di aver offerto a questo ragazzo una speranza di vita, ha detto il coordinatore del Centro Regionale Trapianti, Loreto Gesualdo. Celebriamo questo risultato alla vigilia della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che ricorre il 3 dicembre, con un messaggio forte di rispetto. Il giovane paziente è una persona, non un disabile, un malato che merita di essere trattato come chiunque altro e di ricevere anche lui un trapianto. Oltre allo straordinario impegno di tutto il Policlinico, ha ricordato Gesualdo, a rendere possibile l'intervento è stato il forte amore della famiglia e del papà, che pur di vedere il figlio soffrire meno, ha offerto una parte di se stesso.